E allora buon pomeriggio a tutti e bentornati nella macchina del tempo e dello spazio di Futura. A voi tutti nuovamente il benvenuto del Ministero dell'Istruzione, ancora in diretta nella sala dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna, la città d'oro, la città che ha accolto questa tre giorni di Futura Italia dedicata al padre universalmente riconosciuto della nostra letteratura, al sommo poeta, a Dante Alighieri. 700 anni sono trascorsi dall'ultimo cammin della sua vita proprio qui a Ravenna, dove aveva trovato quell'ispirazione necessaria per completare il paradiso, per rinascere e esaltare le nostre capacità dopo le sventure, le guerre, le epidemie, fino a rivedere le stelle. E allora noi, prima di immergerci in tutti i laboratori che hanno scandito la tre giorni di Futura Italia dedicata a Dante Alighieri, vogliamo rivedere le immagini più belle, quelle scattate nell'arena digitale come nell'arena fisica di Ravenna. Riviviamo così insieme il cammin di Futura Dante qui a Ravenna. E allora erano queste le immagini con cui il Ministero dell'Istruzione, in particolare la Direzione Generale per l'Innovazione Digitale, rivolge un caloroso benvenuto a tutti gli studenti, le studentesse, i docenti, i dirigenti scolastici, a tutti coloro che in questo momento, e sono tanti, ci stanno seguendo da casa. Alcuni fra pochissimo li vedrete in collegamento con noi, perché saranno i protagonisti dei laboratori che ascolteremo, di cui ascolteremo i risultati. Li vedete in collegamento, che insomma sono pronti, perché fra pochissimo conosceremo i risultati dei laboratori di questa edizione speciale di Futura dedicata al sommo poeta, dedicata a Dante Alighieri. Oggi daremo la possibilità agli studenti e alle studentesse di tre laboratori didattici innovativi organizzati, condotti in questi tre giorni nel contesto di Futura Italia qui a Ravenna, ma sono tante le attività che stanno riempendo l'arena dei social con il progetto Dante Social, che andrà avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma quelli che vedete in questo momento in sovraimpressione sono i tre progetti di cui oggi inizieremo a vedere, conosceremo i risultati frutto del lavoro di questi giorni: Dante via Art, il progetto Dante in a chatbot e il primo Dante Modus della scuola italiana. Tre progetti, come anche tre saranno i minuti che i protagonisti di questi laboratori avranno a disposizione per raccontarci il risultato delle attività di queste settimane, ma soprattutto di questi ultimi giorni. E oggi conosceremo anche il verdetto stabilito dai giurati che hanno assistito alle presentazioni nelle precedenti giornate, ma soprattutto nella mattinata di oggi. Quattro i criteri fondamentali che hanno aiutato e hanno supportato la giuria e quindi i coordinatori dei laboratori: quello dell'innovazione per misurare l'originalità, la creatività delle proposte progettuali che ascolteremo, il loro impatto sulle competenze degli studenti, la capacità delle squadre di rappresentare in maniera chiara, esaustiva, precisa, puntuale il lavoro di questi giorni, e infine un aspetto importante che accompagna tutti i laboratori didattici innovativi
obiettivi di futuro, il lavoro di squadra. Ed è questa la ragione per cui proprio i giurati e tutti i componenti del gruppo di coordinamento dei laboratori ha concordato il verdetto per ciascuno di questi laboratori e conosceremo fra pochissimo i risultati. Ma prima ovviamente ascolteremo le proposte di ciascuna squadra. Nessuno però questo pomeriggio è autorizzato a sentirsi uno spettatore, neanche chi ci segue da casa e non è direttamente impegnato nei laboratori. Infatti al termine di ogni presentazione sarà possibile per il pubblico da casa esprimere una preferenza, dare rispetto alle presentazioni che conosceremo una propria manifestazione di consenso. Lo faremo attraverso la piattaforma che in questi giorni avete conosciuto, la piattaforma Mentimeter, a cui assegneremo un codice che vedrete durante questo pomeriggio più volte in sovraimpressione. E a proposito di spettatori non passivi ma super attivi, ne abbiamo uno speciale, ne abbiamo parlato, lo abbiamo introdotto nella giornata di lunedì in occasione della apertura di Futura Dante Live. Fumettista, artista, creativo, è in collegamento con noi Mauro Biani, che ci regalerà una delle vignette e una delle sue vignette, provando a sintetizzare le idee, le creatività, i sogni degli studenti italiani. Aspetto il segnale della regia che è arrivato. Buon pomeriggio Mauro. Non sentiamo Mauro in questo momento, non sentiamo ancora il suo audio, ma lo riprenderemo assolutamente in tempi molto rapidi. Lo salutiamo perché fra pochissimo sarà lui a concentrarsi, ad ascoltare nel dettaglio le proposte e i risultati del lavoro di queste giornate. E allora io direi di iniziare, ho visto per un momento il frame di Mauro che è con noi. Mauro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, vi ringraziamo e sto in attesa, fremo appunto nel vedere questi progetti e vediamo insomma che cosa mi ispirano. Ci hai regalato una vignetta durante la prima giornata che ha accompagnato un po' l'arena dei social, degli studenti e delle studentesse che l'hanno potuta apprezzare e che ci ha accompagnato, ci ha sostenuto con il messaggio che portava dietro in queste tre giornate. Grazie Mauro Biani, lo ritroveremo al termine del pomeriggio di oggi. Ma adesso è arrivato il momento di presentare i risultati del primo laboratorio di giornata, un laboratorio dove la geografia dantesca ha incontrato l'immaginazione, la creatività di 7 studenti e studentesse organizzati in veri e propri team editoriali, 3 squadre creative e il laboratorio Dante Via Arte. Ringraziamo chi ha tenuto la trama, le redini di questo laboratorio, la professoressa Clarissa Sirci e per il Ministero la professoressa Marina Grisoni. Come ascolteremo, le 3 proposte di questo laboratorio sono proposte che toccano i 3 mondi dell'universo dantesco: inferno, purgatorio, paradiso. Ciascuna squadra prenderà uno di questi nomi. Avremo una prima restituzione attraverso una clip video di 30 secondi che lancerà il prodotto creativo realizzato in queste settimane, 2 settimane pensate di lavoro, e poi daremo la parola al protagonista, alla protagonista che ci racconterà il dietro le quinte di questo laboratorio e soprattutto la spiegazione della rappresentazione visiva che vedremo. Direi subito di partire perché il segnale dalla regia è arrivato. Iniziamo con il team Inferno e subito dopo la parola passerà ad Emily Mastrodì dell'Istituto Can Grande della Scala di Verona, che ci accompagnerà con le sue parole nella spiegazione del primo mondo dantesco. È la squadra Inferno.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Emily e parlo a nome del Team Inferno composto da me, Maria Rosaria e Sergio. Noi ci siamo occupati di disegnare in realtà virtuale i celebri versi del primo, del terzo e del quinto canto dell'Inferno dantesco. In particolare, nel primo ambiente siamo andati a rappresentare la selva oscura, con il colle illuminato dal sole e dalla costellazione dell'Ariete, come scrive il sommo poeta. Su questo colle abbiamo inoltre raffigurato le tre fiere, il leone, la lupa e la lunza, simboli del peccato temuti da Dante. Segue poi la porta dell'inferno con la celebre scritta «Lasciate ogni speranza voi che entrate», che conduce al cono rovesciato dove è possibile proseguire il viaggio con il terzo canto, ovvero il canto di Caronte. Qui abbiamo scelto di rappresentare un Dante in versione social con uno smartphone in mano, sperduto tra le anime dannate, che aspettano di essere trasportate dal tenebroso Caronte sull'altra sponda del fiume per raggiungere il girone che gli spetta. Infine, nell'ultimo disegno del quinto canto, il canto della più grande storia d'amore che coinvolge Paolo e Francesca, li troviamo avvolti in un continuo vortice con le altre anime lussuriose. Noi abbiamo lavorato in una stanza virtuale a dir poco rivoluzionaria, in quanto consente a noi di infrangere tutti i limiti fisici e spalancare nuove porte alla possibilità di disegnare e creare ciò che vogliamo nell'ambiente circostante, confrontandoci e aiutandoci come abbiamo fatto noi, essendo a centinaia di chilometri di distanza senza porci limiti. Il nostro intento è quello di trasmettere a tutti voi le potenzialità di questi strumenti che ci sono stati messi a disposizione, come il visore e i joystick, ci hanno permesso di toccare quello che sarà il futuro. È stata un'esperienza interessante che ci ha permesso inoltre di ampliare il nostro bagaglio culturale e migliorare le nostre capacità collaborative e comunicative. Per cui, ragazzi, entriamo tutti insieme nella realtà virtuale per conoscere il passato, ma per creare qualcosa di grande per il nostro futuro. Grazie per l'attenzione. Grazie Emily, ovviamente un grazie e un saluto che va ai tuoi compagni di avventura nel mondo dell'inferno con Sergio e Maria Rosaria che hanno accompagnato con te questo incredibile viaggio. E allora noi dall'inferno, e non poteva essere altrimenti, passiamo al purgatorio nuovamente, una clip di 30 secondi e poi conosceremo il dietro le quinte del video Purgatorio collegandoci con Venezia, con il Liceo Benedetti Tommaseo e con Niccolò Ferro. Vediamo Purgatorio. Buon pomeriggio a tutti, io sono Niccolò. Il secondo regno dantesco, dove l'umano spirito si purga e diventa degno di salire al cielo, è, dei tre, quello che presenta la maggior novità di invenzione. Per tutto il purgatorio circola un'atmosfera difficilmente definibile, forse d'incanto, che accompagna il lettore fino alle soglie del paradiso. Soffermandoci sui canti secondo e undicesimo, abbiamo deciso di rappresentare la faticosa scalata del poeta, cominciando dalla spiaggia dell'antipurgatorio per giungere all'ingresso della terra promessa. Dopo aver realizzato la possente montagna e la spiaggia, su di essa abbiamo creato Dante, inginocchiato e con le mani giunte, insieme a Virgilio, in attesa dell'arrivo dell'angelo nocchiero, il quale, grazie alla forza delle sue ali dalle piume eterne, fa avanzare un'imbarcazione, priva di vele e remi, con a bordo più di 100 anime. Seguendo il fiume, l'osservatore potrà ripercorrere il viaggio dei due poeti, che tuttavia si svolgerà all'interno del monte, in modo da enfatizzare il senso di smarrimento e lo stupore provato da Dante durante l'ascesa, come un disperso che si addentra in una grotta sconosciuta. Entrando nella prima cornice, si potrà notare un gruppo di anime portanti una pesante pietra sul dorso. Essi sono i superbi, che per la legge del contrappasso sono destinati a tenere sempre il capo chino, atteggiamento opposto rispetto a quello altero che tennero in vita. I due poeti e le anime si trovano di fronte a un bivio. A questo punto Virgilio chiede ai superbi quale sia la strada per arrivare alla seconda cornice e, nel caso entrambi conducessero a tal destinazione,
di indicargli quella meno stancante, in quanto Dante, essendo vivo, è molto affaticato. Dunque i superbi gli indicano il tragitto da percorrere. Superate le anime espianti il primo peccato capitale, procedendo chi osserva potrà notare dei richiami alle pene a cui sono soggette le anime delle successive cornici del purgatorio, come del vapore, che simboleggia la pena degli iracondi costretti a camminare nel fumo, e del fuoco, relativo ai lussuriosi, i quali devono sostare all'interno di un muro di fiamme. All'inizio del cammino si possono notare delle piante spoglie che, in questo contesto poetico, spesso sono immagine di morte, in contrapposizione a piante fiorite al termine del percorso, per ricordare che il purgatorio è un regno di transito che porterà al paradiso. Il sentiero termina in cima alla montagna, con una luce abbagliante che impedisce la vista, seguita da un ponte che conduce all'Eden. Questo progetto è stato condotto da me e da Chiara Orsini. Grazie a tutti. Grazie Nicolò, mi hai anticipato perché il saluto e il ringraziamento va a Chiara Orsini, coautrice del progetto visivo multimediale che abbiamo visto sul mondo dantesco, il Purgatorio. E dal Purgatorio noi saliamo, siamo sotto la volta del sogno di San Romualdo, toccando il Paradiso. Andiamo ad ascoltare il progetto Paradiso e ascolteremo subito dopo il contributo, la testimonianza, il racconto di Samantha Grillenzoni, liceo Manfredi Fanti di Carpi, Modena. Buongiorno a tutti, io sono Samantha, vengo da Carpi, vicino Modena, e ho lavorato con Leonardo di Pescara al Paradiso. Inizialmente, quando ci hanno detto Paradiso, abbiamo avuto un momento di panico, perché nessuno dei due aveva onestamente le conoscenze per poterlo rappresentare. E quindi il nostro percorso si è articolato in una prima fase che è stata di ricerca, di comprensione di quello che era il Paradiso per Dante, dell'ambientazione, delle emozioni, di quello che si prova dentro al Paradiso dantesco. Per questo motivo, dopo la ricerca, siamo arrivati alla conclusione che il Paradiso di Dante era articolato in quattro elementi: i ciechi che tornano a terra, i ciechi angelici, la casa dei beati e Dio. Come unirli tutti assieme all'interno di uno strumento che non avevamo mai usato come visore, e che ci ha dato tante problematiche, come ogni strumento nuovo fa, ma che alla fine abbiamo superato assieme e siamo arrivati a questo risultato. Avete visto alla fine l'apparizione di Beatrice con la rosa, apparizione angelica per Dante, che la rincorsa per due cantiche, e direttamente sotto la nostra terra, con i 9 cerchi attorno. Ognuno di questi cerchi regolato da un pianeta, che ne regola tutto il movimento e che è popolato da delle anime che man mano che si sale sono descritte da Dante sempre come più effimere, sempre come più astratte, come pura luce, e le avete viste muoversi attorno ai pianeti, proprio come se si rincorressero in un qualche modo l'una con l'altra, il tutto inserito in questa ambientazione estremamente colorata, gialla, luminosa, perché quando abbiamo pensato a Dio, abbiamo proprio pensato a questo, a giallo, colore, luce, a gioia in un qualche modo anche, tutto quello che ci potesse portare visivamente gioia. E le mani sotto invece? Le mani sotto sono la nostra visione delle 9 cerchie angeliche, che unite a cerchio sotto reggono il resto dell'universo e aiutano Dio, proprio come le nostre mani, a interfacciarsi con il resto dell'universo e aiutano Dio nel compiere il suo grandissimo compito, quello di essere l'amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie. E allora, con questo richiamo, che è un richiamo che coinvolge tutti noi,
hai menzionato, Samantha, una parola molto importante, gioia, che è quella che abbiamo cercato e dovremmo necessariamente continuare ad alimentare, soprattutto in un periodo come questo, così difficile. Grazie anche a Leonardo Di Girolamo per aver accompagnato insieme a Samantha la costruzione di questo racconto. I racconti sono tre e ve lo avevamo anticipato, già conosciamo il verdetto perché il team di lavoro che ha reso possibile questo laboratorio ha decretato il vincitore, ma volevamo aprirci e conoscere e testare tutto il pubblico che in questo momento ci sta seguendo da casa, studenti, studentesse, docenti, dirigenti scolastici. Sappiamo essere in tanti, come anche tanti sono i genitori che stanno accompagnando, che stanno spingendo anche i ragazzi che oggi mostreranno e condivideranno il lavoro di queste giornate. E allora, con l'aiuto della regia, andiamo sulla nostra piattaforma Mentimeter. Vedrete subito in sovraimpressione un codice che è 52 61 05 43, e vi chiediamo anche voi di partecipare, di condividere una preferenza, di unire ai puntini di Emily, Niccolò, Samantha anche il vostro puntino digitale. Possiamo da questo momento dare il via alla votazione digitale. È la votazione digitale di Futura Italia, dedicata al sommo poeta Dante Alighieri. Siamo nella sezione del laboratorio numero 1, il laboratorio che ha visto protagonisti il team Inferno con Emily Mastrodì dell'Istituto Can Grande della Scala insieme a Sergio e a Maria Rosaria, il team Purgatorio con Niccolò Ferro del Liceo Benedetti Tommaseo di Venezia insieme a Chiara Orsini, e il team Paradiso con Samantha Grillenzoni, l'abbiamo sentita poco fa, del Liceo Manfredo Fanti di Carpi e insieme a Leonardo Di Girolamo. Ancora qualche secondo e vediamo un incredibile equilibrio da parte del nostro pubblico, sono tantissimi, li vedete anche sulla in sovraimpressione del nostro schermo, veramente un equilibrio incredibile tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, un 35%, un testa a testa tra Inferno e Paradiso. La votazione si è conclusa con un leggerissimo vantaggio della squadra rappresentante l'Inferno. Vedremo se questo verdetto coinciderà con quello ufficiale, con quello che decreterà il vincitore di questo primo laboratorio Dante VR Art. E allora adesso abbiamo, ve lo abbiamo già anticipato, due altri laboratori che oggi vedranno queste prime restituzioni in una maratona digitale che proseguirà per tutto l'anno scolastico, quella di Futura Dante, quella di Dante Social. E allora noi volevamo aprire, prima di introdurre il nostro secondo laboratorio, una finestra proprio su quello che sta accadendo nei social, dove tante scuole, dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore di secondo grado, stanno accompagnando l'onda di Futura sotto il coordinamento delle equipe formative territoriali di tutte le regioni italiane. Abbiamo avuto lunedì in collegamento la professoressa Stefania Bassi, che sta tenendo le redini di queste tante, tantissime attività delle scuole italiane, e noi questo pomeriggio siamo felici di andare in Sicilia, di collegarci con l'Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti di Palermo, dove abbiamo la professoressa Claudia Rotondo e la classe di Sofia Gerardi. Ciao Sofia! Buon pomeriggio a tutti! Buon pomeriggio, vi vediamo in classe. Questa è un'immagine di gioia, richiamando prima le parole di Samantha. E allora Sofia, lascio a te la parola, perché in queste ultime giornate è successo qualcosa di molto importante in Sicilia e a Palermo. Sì, allora io faccio parte del club Girl Coded Better, dove appunto realizziamo degli oggetti sia in stampa 3D che in taglio laser. Allora, visto che questa settimana è stata la settimana di Dante, abbiamo cercato un'immagine di Dante sul Ministero e l'abbiamo disegnata prima a matita e poi appunto riportata su un programma adatto, e dopo è stata intagliata sul legno con il laser cut. Ora, questo è il risultato. Vi piace? Bellissimo, bellissimo Sofia. Abbiamo visto il processo e adesso stiamo vedendo il risultato.
Poi abbiamo anche realizzato con la stampa 3D il busto di Dante. Eccolo, lo vediamo. E poi avete scritto alle muse, Sofia? Sì, abbiamo appunto scritto alle muse con dove abbiamo postato il nostro lavoro, dove abbiamo scritto: a noi piace disegnare, modellare e stampare, che sia laser o 3D lo facciamo tutti lì, e stavolta la più importante, dalla nostra stampa è uscito Dante. Eh sì, Sofia, e proprio vedendo prima di salire su questo palco digitale qui a Ravenna, ho letto la risposta che ho visto anche in sovraimpressione, fra pochissimo la regia ce la farà nuovamente vedere. Avete fatto tutto questo da sole o con un maestro? Lo sapete che siete meravigliose, di voi siamo davvero orgogliose. Erano le muse della Sicilia che vi hanno risposto, ed è il bello questo del progetto Dante Social che unisce l'Italia da nord a sud. Ciao, un grande saluto e un grande abbraccio che arriva e ci unisce da Ravenna a Palermo, da Ravenna e dalla Biblioteca Classense all'Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti di Palermo. E allora, adesso è arrivato il momento di presentare il laboratorio numero 2, un laboratorio che mette al centro le interazioni, i personaggi. Stiamo parlando di Dante in a chatbot, interazioni, dialoghi che sono sempre di più basati sui messaggi di testo, i messaggi vocali, le immagini e i video. Con questa premessa sono felice di presentare i risultati di un laboratorio che ha consentito lo sviluppo di una chatbot per ciascuno dei team impegnati. Erano 8. La tecnologia che ha permesso a tutte le squadre di creare una versione digitale e accessibile del sommo poeta. Un ringraziamento anche qui alla squadra di mentor, a tutto il team di coordinamento del laboratorio che ha decretato, come nel laboratorio precedente, già il progetto vincitore. Massimiliano, Claudia, Giulia, Fabrizio, Erika, Anna, a loro va il ringraziamento per aver seguito, spinto in queste giornate i protagonisti di quasi 40 studenti e studentesse della città di Ravenna, di più istituzioni scolastiche della città che ci accoglie. Ma in questo caso, chi ci sta seguendo da casa non conosce ancora i finalisti come non lo conoscono i ragazzi e le ragazze protagonisti e protagoniste. E quindi mi arriva il segnale verde dalla regia perché possiamo annunciare le 3 squadre finaliste del Dante in a chatbot. Prima squadra finalista con il progetto Le Mirabolanti Avventure di Virgilio è la squadra numero 1. Seconda squadra finalista che prenderà fra pochissimo la parola è la squadra numero 3. Terza squadra finalista con Odissea Dantesca è la squadra numero 6. E allora, possiamo tornare con le camere in diretta perché la squadra numero 1, la squadra numero 3, la squadra numero 6 si stanno preparando proprio in questi istanti e quindi vi chiedo di avere pazienza perché daremo a loro fra pochissimo la parola. Anche per loro lo stesso regolamento, 3 minuti a disposizione, poi un saluto comune finale con gli studenti ambasciatori di questo laboratorio. Iniziamo con Ubaidat Oshoala del liceo artistico Nervi Severini di Ravenna. Arrivando qui alla Biblioteca Classense di Ravenna siamo proprio passati accanto a questa scuola nel centro storico di Ravenna. E allora, se ho l'ok da parte della nostra regia, possiamo andare con Ubaidat, Le Mirabolanti Avventure di Virgilio. Grazie, buongiorno a tutti. Sono la presentatrice del team numero 1 e sono qui per presentarvi il nostro progetto. Dobbiamo tornare con le camere in diretta perché attendiamo la condivisione fra pochissimo dello schermo. Ovviamente il bello questo della diretta perché gli studenti e le studentesse hanno conosciuto solo adesso questo verdetto. Quindi quando avrò il segnale della regia che arriva,
pronto e chiaro, possiamo dare il via al minutaggio dei 3 minuti del primo team, Le Mirabolanti Avventure di Virgilio. Prego. Perfetto, buongiorno a tutti. Sono la presentatrice del team numero 1 e sono qui per presentarvi il nostro progetto, Due Passi con Virgilio. Bene, senza il nome della ragione, dove potremmo mai andare? Perché dico questo? Ebbene, il personaggio da noi trattato è proprio Virgilio, grande poeta latino e guida di Dante nella Divina Commedia. Lo accompagnerà dall'inferno fino alla cima del Purgatorio. Per quanto riguarda i focus tematici, ci siamo concentrati sul ruolo che ha Virgilio nella Divina Commedia, sulla vita e sulle opere del poeta, e inoltre abbiamo anche riportato i versi dell'incontro e dell'addio di Virgilio con Dante. Allora, qui sono riportati degli screenshot di Landbot. Possiamo vedere uno stile misto in cui l'utente ha spesso la possibilità di scegliere. In più, spiccano anche molti link ed immagini che abbiamo inserito a scopo didattico. Il mio compagno adesso aprirà Chatbot, così seguirete con noi l'illustrazione del nostro progetto. Allora, il registro utilizzato non è formale, ma come si vede all'inizio, Virgilio a volte utilizzerà frasi in latino e citerà dei versi della Divina Commedia per presentarsi, come in questo caso. Nel caso in cui l'utente poi non abbia ancora le idee chiare su ciò che, di cui si sta parlando, può consultare un video per comprendere meglio l'argomento. All'interno del nostro chatbot l'utente si trova nella stessa posizione di Dante, ossia nella selva oscura. Scambiando battute con il personaggio, apprenderà il luogo in cui si trova e del viaggio che dovrà compiere. E in seguito, all'utente verrà chiarito il ruolo di guida di Virgilio attraverso un file di approfondimento. Nel corso della descrizione del viaggio ci saranno anche dei riferimenti ai mostri che Dante ha ripreso dalle opere virgiliane e con questo pretesto ci è stato possibile approfondire le opere più importanti del poeta, le Eneide, le Bucoliche e le Georgiche, con tanto di video annessi. E successivamente si apre un quadro generale sui personaggi più importanti della Divina Commedia, come Ulisse e Farinata degli Umberti, il più importante politico fiorentino del 200. E ovviamente si potrà approfondire questi personaggi tramite un link e foto allegate. Benissimo. E nel finale Virgilio riporta le celebri parole che riguardano la separazione tra lui e Dante. E qui si giunge ad un'incomprensione. Virgilio non desidera ripetere il viaggio già compiuto in precedenza, lasciando l'utente trasportato dalle sue parole completamente spiazzato. E a questo punto però la scelta sta all'utente: intraprendere questo viaggio senza Virgilio come guida oppure tornare nel mondo dei vivi. Ma ovviamente Virgilio non lo lascerà da solo e gli lascerà delle cartine, cioè delle immagini illustrate della mappa dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. E proprio così si conclude il nostro chatbot. Grazie per l'attenzione. Grazie Ubaidat, grazie alla squadra numero 1 per questo primo giro di condivisione del Dante in a chatbot e complimenti per il vostro lavoro svolto, condotto solo in queste ultime giornate. Adesso la squadra finalista numero 2, andiamo con il chat with both, siamo in collegamento con Maddalena Rutford proprio di Ravenna e ovviamente aspetto il segnale della regia per poter andare da Maddalena e quindi attendere la condivisione del suo schermo che è già arrivata e quindi 3 minuti da adesso per chat with both. Buon pomeriggio a tutti, sono Maddalena e faccio parte del team 3. Il nostro chatbot come titolo ha Chat with Both e come protagonisti Paolo e Francesca. Il nostro team è composto da Pietro, Andrea, Samira e Maddalena. I protagonisti sono appunto Paolo e Francesca, una coppia di amanti che Dante incontra nel secondo girone dell'inferno, quello dei lussuriosi. I punti chiave che abbiamo deciso di approfondire sono la storia dei personaggi reali di Paolo e Francesca, il terzo personaggio della loro storia, ovvero il libro Lancelot du Lac, la pena che è stata assegnata a Paolo e Francesca e anche lo svenimento di Dante in seguito ad averli incontrati. Questa è la struttura del nostro chatbot, come potete vedere è abbastanza intricata, i personaggi che sono presenti sono Dante, Paolo e Francesca. Ecco, adesso c'è un link al nostro chatbot. Ci accoglie subito Dante con un piccolo quiz.
e abbiamo inserito dei contenuti multimediali che ci riescono a fornire informazioni interessanti da integrare. Dopodiché possiamo scegliere se conoscere la storia di Paolo oppure di Francesca. Possiamo conoscere anche la storia di Francesca e parlare direttamente con i personaggi. Possiamo scegliere se parlare con Paolo oppure con Francesca. Nonostante nella Divina Commedia, appunto, in realtà Paolo non parli, abbiamo pensato che fosse interessante far sentire anche il punto di vista di questo personaggio. Dopodiché c'è un piccolo quiz sul terzo personaggio della loro storia, che è il libro. E adesso possiamo anche osservare dei quadri che come protagonisti hanno i due amanti. Questo ad esempio è un'Olio su tela di Ingres, dopodiché possiamo anche sapere le circostanze in cui sono morti Paolo e Francesca, il perché sono l'unica coppia dell'inferno e rincontriamo Dante, che è il personaggio che ci aveva accolto all'inizio, che sviene. Ora possiamo scegliere di salutare Paolo oppure Francesca, abbiamo scelto Francesca e Francesca ci saluta lasciandoci con una canzone di Fabrizio De André che tratta appunto di Paolo e Francesca. E si conclude così il nostro chatbot. Grazie Maddalena, grazie per la squadra numero 3 e la vediamo anche adesso perché non l'avevamo vista prima della presentazione. Grazie Maddalena, grazie a tutti i componenti della tua squadra e complimenti per l'ottenimento di questa grande finale. Siamo a Futura Dante Live, Futura Italia, edizione speciale dedicata al sommo poeta Dante Alighieri. Per chi si fosse messo in collegamento con noi solo in questo momento, siamo alle restituzioni del laboratorio numero 2, Dante in a chatbot, e ora l'ultima di queste restituzioni. Prima di conoscere anche il vostro pensiero, le vostre preferenze attraverso una votazione sulla piattaforma Mentimeter e un codice che vi condivideremo a breve. Andiamo alla squadra numero 6, parliamo di Odissea dantesca. Andiamo da Lorenzo Forlivesi in attesa ovviamente sempre di un ok che mi deve arrivare dalla nostra regia qui sotto la volta del cielo di San Romualdo qui nella biblioteca Classense di Ravenna. Questo ok ora arriva e quindi 3 minuti per Odissea dantesca con Lorenzo Forlivesi. Non sentiamo al momento Lorenzo, probabilmente deve attivare il proprio microfono per potersi collegare qui con noi. Ovviamente attendiamo ancora qualche istante per conoscere la squadra numero 6 di questo progetto Dante in a chatbot. Siamo alla terza restituzione, Odissea dantesca. Hanno già presentato i propri risultati la squadra numero 1 con le mirabolanti avventure di Virgilio, la squadra numero 3 Chat with Both, l'abbiamo appena ascoltata con l'intervento di Maddalena Rutherford, e adesso siamo in attesa di collegarci con Lorenzo Forlivesi con il progetto Odissea dantesca, la squadra numero 6. Siamo nel contesto di questo secondo laboratorio oggetto di questa edizione speciale. La regia mi segnala alcune problematiche per il collegamento con Lorenzo Forlivesi. Dobbiamo ancora attendere qualche istante e fra pochissimo proveremo a ricollegarci con Lorenzo. Lorenzo dovrebbe esserci, avevamo già visto un'anteprima di Odissea dantesca, ora dovrebbe arrivare. Quindi invito la regia a mandare a tutti in sovraimpressione la presentazione Odissea dantesca. Mi sentite adesso? Ti sentiamo Lorenzo, forte e chiaro, 3 minuti, portaci perfetto all'inferno, un viaggio all'inferno, Odissea dantesca. Grazie mille. Ci tengo a salutare Marilena Borghesi e Anna Lucchi, che sono state le mie compagne. E perché Odissea dantesca? Proprio perché oggi andremo a parlare di Ulisse, un personaggio già sentito da Omero e presentato da Dante nel canto 26esimo dell'Inferno, inserito tra i consiglieri fraudolenti, consiglieri di frode. I nostri focus tematici principali sono la struttura dell'Inferno, l'origine di Ulisse e la sfida tra Dio e Ulisse. Questo è il nostro albero di Landbot, il nostro progetto. E adesso possiamo passare direttamente al nostro chatbot, Odissea dantesca. Appena caricherà.
Perfetto. Il nostro chatbot comincia con Virgilio che si presenta e ci chiede se può aiutarci. E noi, certo, siamo dispersi e gli chiediamo: sì, per favore, mi sono perso e non so dove mi trovo. E lui ci tranquillizza dicendo che siamo soltanto all'inferno. Ovviamente noi possiamo analizzare qui esattamente la mappa dell'inferno e possiamo rispondere con delle battute e con delle precisazioni. Adesso io vado con la battuta e, andando avanti, Virgilio ci racconterà la storia di consiglieri fraudolenti, le loro pene e soprattutto la legge del contrappasso. Se non c'è familiare potremo analizzarla dopo. Andando avanti, Virgilio si presenterà, ci racconterà perché si trova qui, qui in sole due righe, e ci dirà che conosce una persona e che se vogliamo possiamo conoscerla, e noi molto volentieri. Ma prima deve assicurarsi che noi siamo pronti per incontrare tale ingegno, e per dimostrarlo dovremmo rispondere correttamente a due semplici domande. Per arrivare finalmente a conoscere il re di Itaca, Ulisse, che si presenterà proprio così. Solo io sento caldo qui. Salve, io sono Ulisse, re di Itaca, è da molto tempo che non ricevo visite. Ovviamente ci sono tantissime battute in questo chatbot che potete esplorare tranquillamente, ma noi possiamo andare anche a chiedergli di raccontare un po' di sé. Molto volentieri, è da secoli che parlo solo con Diomede e comincio a stufarmi. Possiamo andare ad approfondire, oppure possiamo direttamente chiedergli: cosa ti ha portato qui? E Ulisse comincerà subito a raccontarci la sua sfida con Dio e a dirci come ha convinto i suoi compagni a seguirlo nel folle volo. Qui possiamo trovare un verso dantesco che tranquillamente ci analizzerà, ci tradurrà, e arriveremo alla orazione picciola e alla sua morte, che ci racconterà Ulisse stesso. È un monologo di Ulisse di Vittorio Gassman. Gli diremo: hai fatto una terribile fine. Può darsi, ma almeno tutti mi ricorderanno. Basta pensare a Omero e a Dante, dove potremo approfondire i due scrittori, oppure potremo uscire dall'inferno attraverso un ultimo quiz, che con il quale, rispondendo correttamente a queste semplici domande, riusciremo ad uscire definitivamente dall'inferno. Ecco qui che ci saluta. Mi mancherai, spero che tornerai a farmi visita. E noi, non da morto, mi auguro. Qui Virgilio torna a chiederci se vogliamo ripassare con lui oppure con Ulisse, ma noi abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo tornare al mondo terreno, e ci lascia definitivamente con una citazione di versi danteschi. Grazie mille, salutami colui che ha inventato i compiti. Grazie. E qui finisce il nostro percorso. Grazie a Lorenzo Forlivesi, era la squadra numero 6, Odissea Dantesca. Lo vediamo adesso anche qui in schermo, modalità full screen. Grazie Lorenzo per averci accompagnato nel viaggio di Ulisse, Odissea Dantesca. Squadra 6, squadra 3, squadra 1, nuovamente adesso tocca a voi, tocca al pubblico. Ricordo, il verdetto già è conservato all'interno della biblioteca Classenza in cui ci troviamo, già è stato stabilito dal team di coordinamento del laboratorio, ma vogliamo chiedere al pubblico, al nostro pubblico, ai tanti che ci stanno seguendo da casa, di partecipare, di animare l'arena social di Futura Dante Live. Un codice in sovraimpressione: 52 61 05 43. Chiediamo anche a voi di assegnare un punto, un punteggio digitale, o alla squadra 1, le mirabolanti avventure di Virgilio, la squadra 3, Dante, Chat with Boss, la squadra 6, Odissea Dantesca. Diamo il via in questo momento alle votazioni digitali, è il nostro momento Mentimeter, gruppo 1, gruppo 3, gruppo 6. L'occasione ancora una volta per ringraziare tutta la squadra di mentor che hanno accompagnato le 8 squadre in rappresentanza delle istituzioni scolastiche e secondarie di secondo grado della città di Ravenna, la città che sta ospitando in questo momento un'edizione speciale di Futura. Siamo partiti lunedì e arriviamo oggi con le prime restituzioni, come abbiamo appena terminato le restituzioni del Dante in a chatbot, e vediamo in questo caso una grande maggioranza
per la squadra numero 6, una maggioranza che supera il 60% delle preferenze per chi ci sta seguendo da casa e che ha apprezzato il lavoro ovviamente delle nostre tre squadre, e in particolare da questo risultato la squadra numero 6 con oltre il 60% delle preferenze. Grazie al nostro pubblico torniamo qui in diretta dalla sala dantesca della Biblioteca Classense, e noi siamo in attesa del nostro prossimo laboratorio, è il laboratorio numero 3, ma ci sono cronache e stiamo ascoltando di un personaggio che è entrato in una delle scuole che sta seguendo, accompagnando, sostenendo il viaggio di Futura. E questa scuola si trova a Pescara, si trova lungo la costiera adriatica, e io voglio assolutamente andare a Pescara perché mi dicono di un ospite in questa scuola. Vorrei andare dall'Istituto Volta di Pescara e vedo il loro sfondo, ed è uno sfondo molto simile a quello che abbiamo noi. Riconosco la scritta, riconosco il logo del Piano Nazionale Scuola Digitale e vi vedo tutti con la maglia di Futura Dante. Ma al centro di Cristina e Federica vedo l'ospite oggetto di tante cronache in queste ultime ore. È così, Cristina, Federica? Sì. Ma cosa ci sta facendo, e soprattutto aiutatemi ad entrare in conoscenza con lui, aiutatemi a conoscerlo meglio, perché a me non risulta nel copione, nella scaletta di oggi, questo momento. Lui è un alunno molto speciale che ci accompagna nel nostro percorso, e oggi insomma ci è venuto a raccontare e a chiedere insomma di Dante Alighieri, perché vuole proprio sapere chi è e cosa fa. Ma il suo nome, qui mi giungono Pepper, voci... Pepper. Provo a chiedere se posso, perché ho capito che non è così immediato poter dialogare con lui, ma so che mi risponderà, è così? Sì, risponde. Pepper, cosa stai facendo a Pescara? Cosa ci fai a Pescara con la nostra maglietta, la maglietta di Futura Dante? Sto analizzando alcune stringhe di codice per la mia lezione di informatica di domani. Informatica e Dante, non riesco a cogliere la connessione, ma stai per caso modellando il mondo dantesco dell'inferno? Di Dante? Non va. Ogni tanto ci sono dei problemi, però va bene, si superano. Adesso vediamo di risolvere, perché ogni tanto vediamo. Il nostro alunno speciale già non risponde. Non ci sta dando segnale. Allora io vi dico, rimanete lì con noi e rimaniamo in attesa di avere novità da Pescara e novità da Pepper, che ha deciso evidentemente di accompagnare il viaggio di Futura e di farci collegare e di far collegare la città di Ravenna con la città di Pescara. E ovviamente proveremo sicuramente a ricollegarci con Cristina e Federica, che sono all'interno dell'Istituto Volta di Pescara, dove ci è venuto a trovare Pepper. Ma io direi laboratorio numero 3, il primo modus della scuola italiana dedicato a Dante, lo abbiamo capito. Futura e Dante è stata una palestra unica di innovazione, di formazione sulle parole, sul pensiero di Dante, e il nostro laboratorio, quello che vedete in questo momento in sovraimpressione, Dante Modus, ha impegnato 40 studenti di 19 scuole secondarie superiori di secondo grado del nostro paese, delegazioni da una studentessa che hanno animato, pensate, da sabato sino a questa mattina l'arena digitale di Futura. Hanno appreso tutte le regole del gioco di una metodologia didattica innovativa che unisce due format, quello molto conosciuto del debate con quello che ha accompagnato tanto il viaggio di Futura in questi anni, quello dell'hackathon. Hackathon e debate insieme all'interno di un Dante Modus, 4 fasi molto complesse di lavoro, di dialogo, di confronto, di discussione. Un ringraziamento anche qui d'obbligo
ai nostri mentor, in particolare ai nostri arbitri Elena Gigli e Alberto Girardi, che hanno scandito anche con i loro giudizi e quelli in alcuni passaggi del sottoscritto, i passaggi del laboratorio. E grazie a tutti i mentor: Francesco Ballarin, Anna Sedioli, Elena Busà, Lorenzo Tarchi, Alessandra Frigerio, Filippo Mordenti, Sofia Rossi. Ma adesso, come il laboratorio Dante in a chatbot, è arrivato il momento di svelare i tre progetti, le tre squadre finaliste. I ragazzi, le ragazze sono tutti ancora in questo momento in collegamento e non conoscono ancora il verdetto della giuria per quanto riguarda i finalisti. E allora, con l'ok della regia che è arrivato, andiamo ad annunciare la prima squadra finalista del primo modus della scuola italiana su Dante. È la squadra numero 2. E vediamo Chiara di Taranto sorridente, fra poco ci collegheremo con lei. Ma adesso, prima andiamo dalla squadra finalista numero 2 e l'unità modus numero 5. E allora ci spostiamo per la terza squadra finalista, è l'unità numero 6, terza e ultima squadra finalista, ma il grazie e i complimenti vanno a tutte le squadre che hanno accompagnato e si sono impegnati tantissimo durante queste giornate. Fra pochissimo ci collegheremo con Matera per l'unità numero 2 con Chiara di Taranto, che ci illustrerà il percorso fatto nel cammin del Dante Modus. Ricordo a tutto il nostro pubblico che sarà possibile esprimere una propria preferenza attraverso la piattaforma Mentimeter, ma ricordo, il verdetto è già stato stabilito ed è conservato qui nella biblioteca Classense ed è stato stabilito dal team di coordinamento dei mentor del laboratorio Dante Modus. Unità numero 2, attendo il segnale, e non può che essere altrimenti da parte della nostra regia, per andare a Matera, ascoltare la presentazione di Chiara di Taranto e soprattutto vedere in sovraimpressione una Dante Card. Immaginatevi una cartolina semplice, immediata, un foglio di lavoro dove è depositato il risultato dei vari passaggi, dei vari momenti di questo laboratorio. Pollice alzato, è arrivato unità numero 2, Chiara di Taranto, a te. Buonasera a tutti. Dunque, la lingua italiana è dentro di te, ti appartiene. Impara a conoscerla e a usarla pienamente, proprio come fosse un organo del tuo corpo. Con queste parole il professor Francesco Sabatini ci ricorda che se noi oggi siamo qui è grazie anche al ruolo politico di Dante, autentico fautore della nostra lingua, la lingua italiana. Tra tutti questi vocaboli concepiti da Dante, quello che abbiamo sentito più nostro sin da subito è stato il verbo trasvolare. Le immagini dei trasvolatori, avventurieri dell'aria, ci ha subito riportati al consiglio calviniano di imparare a planare sulle cose dall'alto, senza avere macigni sul cuore. Trasvolare per noi significa essere liberi, essere leggeri, superare i confini, non solo quelli geografici, ma anche le barriere mentali che abbiamo, che ci impediscono, ecco, di unirci in una social catena. E proprio catena è la visione che abbiamo proposto per una riflessione che abbia come protagonista l'umanità, unita nella lotta per i diritti civili e sociali. Se infatti le catene un tempo rappresentavano la schiavitù, la totale assenza di libertà e di autodeterminazione, oggi sono il simbolo di battaglie come quella delle suffragette, che credevano a tal punto nella loro azione di protesta da incatenarsi dinanzi ai cancelli delle fabbriche. Oggi i social, essendo mezzi di comunicazione veloce, hanno facilitato la diffusione di queste lotte civili e sociali, avvicinando persone dai poli opposti del mondo. Hanno favorito l'associazionismo politico e hanno dato maggior peso mediatico alle voci di comunità marginalizzate. E il nostro auspicio per l'umanità è che, una volta spezzate le catene dell'odio e dell'indifferenza, gli uomini si possano unire in una social catena, essere liberi insieme e soprattutto uguali. L'impegno politico è una delle cifre caratteristiche delle opere dantesche e noi, dopo questo percorso di riflessione partito da una parola della Divina Commedia, ci sentiamo spronati ad essere cittadini attivi e partecipi anche nel nostro piccolo quotidiano. Pensiamo che, in quanto studenti, la prima realtà in cui occorre agire prontamente sia proprio la scuola.
Infatti, soprattutto in questo periodo, percepiamo la scuola come una costante e tediosa della nostra quotidianità e invece vorremmo ritrovare la gioia che un tempo ci accompagnava nel varcarne la soglia del cancello d'ingresso. E ascoltando i nostri compagni, i compagni di questo percorso, ci siamo resi conto della necessità di modificare la metodologia nozionistica della scuola italiana. Come attraverso magari modelli proposti dallo stesso Dante Modus, come la modalità peer-to-peer, come l'alternanza di progetti analogici e digitali, ampliando quindi le nostre conoscenze grazie al filtro dell'attualità con cui le vorremmo interpretare. E nel nostro gruppo, formato da ragazzi provenienti da percorsi educativi diversi, ognuno ha contribuito con il proprio bagaglio culturale a creare un lavoro ampio, ricco, profondamente rappresentativo di ciò che siamo noi. E noi siamo studenti con delle passioni, siamo studenti con delle ambizioni. Noi siamo studenti che vogliono mettersi in gioco per approntare un cambiamento positivo nel mondo che ci circonda. E questo cambiamento vogliamo essere noi. Noi vogliamo essere padroni del nostro futuro, non automi nelle mani degli altri. E soprattutto noi vogliamo credere in una scuola che ci permetta di essere noi stessi, di esprimerci fino in fondo e di poter finalmente trasvolare. E voi volete crederci insieme a noi? Grazie, vorrei ringraziare il ministro e il Dante Modus per questa opportunità. Grazie Chiara di Taranto, liceo Dunilevi di Matera, ma è un grazie che va a tutta la squadra unità numero 2. Ti vediamo Chiara, ti salutiamo e porta e ovviamente il saluto in tempo reale da Ravenna a tutte le città collegate e rappresentate all'interno della tua squadra. Ma adesso noi corriamo veloci perché è il momento dell'unità numero 5. Parlerà e ci introdurrà la Dante Card dell'unità numero 5, Francesco Proietti, che dovrebbe essere in collegamento in questo momento con noi da Roma. Vedo il pollice in su della nostra regia, come anche la Dante Card dell'unità 5. E allora, 3 minuti da ora per Francesco Proietti. Buonasera a tutti. Un percorso pieno di sfide. Così risponderei se mi chiedessero cos'è il Dante Modus. Ma in realtà è molto più di questo. È molto più di un semplice agglomerato di sfide. È un'avventura che si costruisce passo a passo. È un modo per affrontare argomenti attuali, ma anche le opere e Dante stesso con altri occhi, con altri punti di vista. Com'è cominciato tutto? Con il buio, il vuoto, tanto mistero, come se il mio intero gruppo fosse nascosto sotto una caverna, così oscura che non ci si potesse vedere neanche tra di noi. E in una situazione del genere sono tante le emozioni che ne fanno da sovrane. L'imbarazzo, la curiosità e perché no anche la paura. Poi improvvisamente una luce, un fascio che irrompe nella caverna, una vera e propria via d'uscita, la parola inurbarsi, che ci ha aperto a tutti la strada per vedere con nuovi occhi il mondo che ci circondava, un mondo nuovo che pure abbiamo sempre avuto sotto gli occhi. Di certo questo è solo l'inizio e non la fine. In questo nuovo spazio ci trovavamo a nostro agio, cominciò a nascere da qui quell'intesa tanto bella che si è prolungata poi per tutto il resto del nostro percorso. Tante idee, tante teorie che vagavano nelle nostre menti. Serviva un ordine a tutto ciò, ed è qui che rompe il concetto di tecnologia, un concetto tanto vasto che ci ha come catapultati in una biga, trainata da due cavalli imbizzarriti che volevano andare in direzioni diverse. Da una parte la voglia di progredire dettata dalla tecnologia, dall'altra il nostro desiderio di giovani ragazzi di creare un nuovo mondo cosmopolita. Ed è qui che si è fatto sentire più che mai il nostro legame, il nostro agire da gruppo, che ci ha concesso di controllare, di indirizzare dove volevamo questa biga che all'inizio ci intimidiva così tanto. E una volta saputa padronare questa dicotomia di parole, ecco che ne arriva un'altra, diversa, una nuova ottica di ispezione che ci avrebbe ancora una volta messi alla prova, la filosofia. Quest'arte intramontabile, questa costante nell'animo umano di poter spiegare l'inspiegabile. Ed ecco che davanti ai nostri occhi si va così a formare il pendolo della filosofia, che possa descrivere il nostro intero percorso nel Dante Modus e oscilla costante tra tecnologia e cosmopolitismo, passando sempre inesorabilmente al centro, per la nostra parola, inurbarsi. Si era creato quest'ordine nelle nostre menti, quest'ottica, che se guardiamo bene non si discosta dal pendolo della società, la voglia che ha quest'ultima di sfruttare le nuove scoperte e allo stesso tempo creare una comunità unita, e la parola dantesca è presente anche lì, non può essere sostituita, anche nel 2021. E questa che vedete qui è la carta d'identità dell'unità 5, che fa incontrare i due mondi, quello moderno con quello di Dante.
Infine, la nostra speranza, non come Unità 5, ma come studenti italiani, è che qualcosa possa cambiare nella scuola, che non sia più un insieme di lezioni nozionistiche che mirino a farti superare la verifica o l'interrogazione, ma che invece si concentrino a rendere tuoi quegli argomenti, andando a creare spazi, anche ore, adibiti a dibattiti tra studenti, magari anche multimediali, non solo in presenza, andando per gradi di difficoltà, utilizzando tanti altri personaggi storici e non creando forzatamente una competizione. Questa è la nostra proposta, questo è quello che auspichiamo per un futuro per i ragazzi. Grazie mille a tutti, vorrei ringraziare anche il Ministero dell'Istruzione e il Dante Modus per questa grande occasione. Grazie Francesco, non ti abbiamo visto purtroppo, se abbiamo la... eccolo, lo vediamo Francesco, grazie Francesco, anche in questo caso porta il saluto e soprattutto prova a trasmettere l'energia, la motivazione e la gioia di questo momento insieme a tutti i compagni della tua squadra, ma abbiamo imparato in queste giornate a chiamarle unità, a chiamarle modus, perché con il Dante Mod abbiamo voluto adottare una nuova unità di misura, proprio quella di Dante Alighieri. Unità numero 6 a questo punto, modus 6, ci colleghiamo con Lucia Lecca del liceo classico Tacito di Terni ed Elena Bonali del liceo scientifico Fulceri Paolucci di Forlì, dovrebbero essere in collegamento con noi. Fra pochissimo vedremo in sovraimpressione la loro Dante Card, io la vedo comparire nel nostro schermo qui in regia e quindi 3 minuti per Lucia, Elena, prima le loro parole e poi conosceremo anche i loro volti. A voi. Grazie, buonasera. Caro Dante, vorremmo porti questa domanda, ascoltaci attentamente. Qual è il segreto per divenire immortali? Noi giovani, sotto il costante peso dell'incertezza del futuro, ci rivolgiamo a te che dopo 700 anni resti vivo nei tuoi versi, nei tuoi personaggi, nelle storie che racconti. Desideriamo che ci mostri il vero significato di un termine che tu stesso hai coniato e che noi abbiamo scelto come bussola in questo cammino. Insemprarsi, durare in eterno. Ma è realmente possibile? Sì, e la tua fama ce lo testimonia. Forse però non dobbiamo ricercare questo segreto troppo lontano. Ne siamo parte tutti i giorni sui banchi di scuola, fin da piccoli. Ci stiamo riferendo alla potenza eternatrice dell'educazione scolastica. Essa ci affida un sapere secolare e il compito di preservarlo. La scuola, nei suoi pregi e nei suoi difetti, guida la nostra crescita, ma fa molto di più. Ci offre la chiave per realizzare noi stessi e così facendo ci mette nella condizione di lasciare un'impronta duratura sulla nostra comunità e quindi di insemprarci. Proprio il rapporto che ti lega alla tua Fiorenza ci insegna come noi viviamo in un territorio e al tempo stesso come esso vive in noi. Seguendo il tuo esempio sentiamo oggi il bisogno di riscoprire le nostre radici, la nostra storia, i nostri territori. Noi viviamo in quello che per te era solo un sogno lontano, un'Italia unita sotto un'unica lingua, quella stessa lingua che tu hai contribuito a forgiare. Il tuo bel paese ha questo di straordinario rispetto alle altre nazioni. Non è nato né dalla politica né dalla guerra, ma dalla cultura e dalla bellezza. Eppure, maestro, oggi ci sentiamo esuli nella nostra stessa terra, perché non ne conosciamo le potenzialità e le ricchezze. Al contrario di te, il poeta odierno è italiano, ma non si sente tale. Percepiamo oggi più che mai l'urgenza di riscoprire e valorizzare i nostri territori per liberarne le potenzialità. La scuola deve essere il cardine di questo processo, stimolando una cittadinanza veramente attiva. Un punto di partenza potrebbe essere l'esperienza che noi chiamiamo alternanza scuola-lavoro, diciamo l'andare a bottega del XXI secolo. Sai, se ne discute tanto ultimamente, creando inutili confusioni e divergenze che ne soffocano l'infinita potenzialità. Noi invece vorremmo dare l'opportunità a questo punto debole del sistema scolastico italiano di diventare un vero e proprio punto di forza. Ma non vogliamo che queste nostre proposte siano parole gettate al vento, bensì siamo desiderosi di essere come te, portatori di cambiamento e rivoluzione. Ciò per cui stiamo combattendo ora è un'educazione che deve prima affascinare e solo in un secondo momento trasmettere nozioni. Solo in questo modo, e tramite il dialogo, il confronto reciproco, le nostre idee possono lasciare una traccia indelebile. Qual è quindi il segreto per divenire immortali? Un'educazione che creda in noi, ci appassioni e ci incoraggi a rivedere le stelle. I tuoi Erika, Allegra, Matteo, Stefano, Elena, Lucia e Gabriele. E allora queste parole rivolte al sommo
poeta erano le parole dell'unità 6, erano le parole di Lucia Elena. Ecco, vedo Lucia in questo momento in collegamento con noi da Terni, fra pochissimo anche Elena dalla vicina, vicinissima Forlì, che saluta ed è il nostro saluto a tutta la squadra, a tutta l'unità 6 per essere tra i tre team finalisti, le prime tre squadre di questo Dante Modus, ma il nostro saluto va ovviamente e il nostro ringraziamento a tutte le squadre che hanno dato tutto veramente in queste giornate. E adesso, come le nostre due precedenti esperienze laboratoriali, è arrivato il momento di conoscere le preferenze del nostro pubblico. Molto curioso di sapere dove andranno a convergere i punti, i punteggi digitali. 52, 61, 05, 43, la piattaforma è la stessa, è menti.com, avrete tre opzioni e allora direi di dare il via in questo momento alle votazioni digitali di Futura Italia Dante Live. Una preferenza tra l'unità numero 2 rappresentata da Chiara di Taranto del liceo Duni Levi di Matera, unità numero 5 rappresentata da Francesco Proietti, unità numero 6 Lucia Lecca ed Elena Bonali. Sono queste le tre squadre finaliste del Dante Modus. Vediamo in questo momento la squadra numero 2, la prima in leggero, possiamo dire, vantaggio rispetto alle altre due, le altre due che sono vicine e si stanno e stanno soprattutto giocando per la seconda posizione di questa votazione digitale, e vediamo che è quasi al 50% la preferenza, le preferenze del nostro pubblico per il modus unità numero 2. Ancora qualche istante e chiuderemo la possibilità di votare. Chiudiamo qui il televoto, ci stanno seguendo da casa tantissimi e li ringraziamo per vivere insieme questo atto, possiamo dire un secondo atto di questa edizione speciale di Futura Italia, arrivata dopo la presentazione di lunedì ad un secondo momento di restituzione pubblica, ma ripeto, il viaggio di Futura Italia all'insegna nel segno del sommo poeta proseguirà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con un hashtag che sta accompagnando l'arena social del Ministero dell'Istruzione, che è appunto Dante Social. E a proposito di Dante Social e di quello che sta accadendo in varie parti d'Italia, vorrei provare a ricollegarmi, se possibile, e se li abbiamo ovviamente, e da questo punto di vista attendo il solito segnale preciso, puntuale della nostra regia, che vorrei andare a ringraziare, il collegamento con il personaggio che ha invaso questa mattina la scuola istituto Alessandro Volta di Pescara. È un Dante Pepper a cui avevo iniziato a chiedere, a porre, a formulare delle domande, e però improvvisamente Dante Pepper ha deciso di non risponderci. Erano in collegamento diretto con noi da Pescara e dall'istituto Alessandro Volta Cristina e Federica. Torno a vederle, questo mi rincuora molto, come torno a vedere il nostro Pepper, a cui chiedo nuovamente cosa stava facendo a Pescara e soprattutto all'istituto Volta. Sì, abbiamo avuto un po' di problemi, perché diciamo che ogni tanto fai capricci, però ci riproviamo. Ci possiamo riprovare, allora. Chiedevo proprio a Pepper cosa stesse facendo a Pescara. Pepper evidentemente continua a fare i capricci e noi lo comprendiamo, lo ringraziamo, ringraziamo ovviamente l'istituto Alessandro Volta di Pescara, il professor Renzo Delle Monache e tutto il team che ha provato e ci è riuscito in realtà a rappresentare l'ambiente dell'istituto Volta e a personalizzarlo con i colori, le immagini di Futura Italia Dante Live, con il logo del Ministero dell'Istruzione come quello del Piano Nazionale Scuola Digitale, che sta accompagnando un processo importante di innovazione della scuola italiana. E oggi i laboratori
che abbiamo ascoltato e di cui stiamo ascoltando i risultati sono una manifestazione di questo grande impegno che sta unendo tante scuole del nostro paese. Ma da osservatori ne avevamo uno che non ci ha regalato le sue parole, Dante Pepper, a uno che ci regalerà la sua immagine, la sua creatività, la sua forza, perché l'ho detto, ci stava seguendo da casa Mauro Biani, artista, vignettista, che accompagna tante vignette che rappresentano, che descrivono tanti fenomeni della nostra contemporaneità, tanti fenomeni sociali. E abbiamo chiesto di ascoltare queste proposte, le proposte degli studenti e delle studentesse della scuola italiana, e adesso lo vedo, sì, accanto a me, perché fra pochissimo ci rappresenterà attraverso la sua vignetta il risultato, i risultati di questo pomeriggio. Buon pomeriggio di nuovo, Mauro. Buon pomeriggio a voi, ascoltato attentamente. La cosa che mi piace molto è questo, rendere Dante più vicino e rendere la scuola, diciamo, al centro dei lavori dei ragazzi, dei pensieri anche dei ragazzi, cosa importantissima. Io ho pensato di fare una vignetta, diciamo, satirica a questo punto, quindi rimanere un po' in allegria, anche sui problemi della tecnologia, quindi di un Dante tecnologico. La ve la faccio vedere intanto, perché mi deve spiegare la vignetta. La stiamo per vedere, dobbiamo attendere qualche istante perché procederemo a metterla in mostra, ad ascoltare anche quelle poche intense e profonde parole di introduzione, di accompagnamento di una vignetta che già ci ha fatto emozionare lunedì. Vediamola. Allora, eccola qui, ve la leggo, Stil Novo, Paradiso quasi. E qui c'è proprio un pezzo del canto 23° del Paradiso, e un Dante al computer, quindi che si confronta anche lui con le nuove tecnologie, che recita: o Beatrice, dolce guida e cara, vai a scatti. Però ecco, lo stesso problema che ha avuto Pepper potrebbe averlo Dante, quindi insomma, naturalmente queste sono tutte cose appunto che avvicinano, io credo in maniera assolutamente bellissima, ragazzi e ragazze all'opera di Dante, all'opera del poeta. Con questo per ora vi saluto. Non so se... Grazie Mauro per questa parola, perché riesci sempre a cogliere i momenti, e questo era un momento anche per richiamare in maniera ironica anche i dispetti a volte della tecnologia, i limiti e le opportunità del digitale. Ne abbiamo visti, li abbiamo ascoltati, li abbiamo vissuti, abbiamo sentito in questi giorni tante storie di innovazione legate al digitale, alcune riflessioni, critiche su limiti e opportunità di questa grande sfera che va sempre affrontata con attenzione, con cura, con precisione, all'insegna di un valore, quello della responsabilità. E di responsabilità, educazione, puntualità, rispetto ne abbiamo visti tanti in questi giorni di animazione digitale per l'appuntamento Futura Italia, e sicuramente questa vignetta accompagnerà, come la precedente, il nostro percorso che durerà e soprattutto che ci accompagnerà fino al mese di settembre e che ci porterà a raccogliere come Ministero dell'Istruzione tanti progetti, tante attività, forme, espressioni di attivismo, protagonismo della scuola italiana. Ma adesso è arrivato per noi il momento di manifestare e di alzare il livello di energia all'interno di questa sala dantesca che ci accoglie dalla Biblioteca Classense di Ravenna, la città d'oro, perché è arrivato il momento di proclamare gli studenti e le studentesse vincitori, vincitrici, le squadre vincitrici di questa edizione speciale di Futura Italia. È arrivato il momento che tutti attendevano, i ragazzi, le ragazze, le loro scuole, i docenti, i dirigenti scolastici, il momento anche per tanti genitori che stanno accompagnando, spingendo i propri figli, le proprie figlie nell'avventura della scuola italiana, in un'avventura fatta di innovazione.
tutte le squadre vincitori, tutti i progetti vincitori, tutti gli studenti e le studentesse delle squadre che andremo a menzionare riceveranno un premio marchiato Futura Itante con l'immagine proprio del sommo poeta, un premio per nobilitare gli sforzi fatti, e questo premio andrà a tutte le squadre finaliste in questa finalissima. Per cui nessuna distinzione tra il primo, il secondo, il terzo classificato, tutte le squadre menzionate in questa finale che hanno avuto in questo stage digitale incredibile della sala dantesca della Biblioteca Classense riceveranno un tablet personalizzato con l'immagine di Futura Dante. Ma è una, pur sempre una competizione. Premi che arriveranno a tutte le scuole degli studenti e delle studentesse interessate, ma lo abbiamo detto, sono tre laboratori didattici innovativi, tre competizioni, e ritenevamo, come sempre abbiamo fatto nell'ambito delle iniziative di Futura Italia, riconoscere il valore della squadra, delle squadre che si sono contraddistinte di più, e in alcuni casi vedremo anche di singoli studenti e studentesse, questo nel caso del laboratorio Modus. Ma direi adesso sì che ci siamo, perché la regia mi dà il suo ok, iniziamo con la prima premiazione, è la premiazione del Dante VR Art, e fra pochissimo salirà anche il ritmo della musica, l'energia di Futura che sale. Lo posso annunciare andando nuovamente a ringraziare tutti. Il primo premio di Dante VR Art, primo laboratorio della scuola italiana dedicato al sommo poeta, promosso dal Ministero dell'Istruzione nella magnifica cornice della Biblioteca Classense di Ravenna, è la squadra rappresentante il Purgatorio. E allora andiamo in diretta da Venezia, andiamo da Niccolò Ferro e salutiamo anche Chiara Orsini, andiamo al liceo Benedetti Tommaseo. Niccolò. Grazie mille, sono davvero emozionatissimo, sono convinto che anche Chiara sia veramente entusiasta del lavoro che abbiamo fatto. Non so, volevo ringraziare tutti e volevo riportare un pensiero che avevo avuto questo fine settimana, ossia che è stata veramente una bellissima esperienza e onestamente vincere o non vincere non mi importava in maniera così sostanziale. Ritengo che tutti e tre i progetti fossero fantastici e che il premio migliore sia stato partecipare. Grazie mille. Grazie Niccolò per questa parola, per questo messaggio di una competizione positiva all'insegna dell'intelligenza collettiva. Io invito la regia a tenere il ritmo di questa musica che accompagna questo momento. È un momento importante perché riconosciamo il valore di alcune squadre che si sono particolarmente contraddistinte e che quindi si aggiudicano questa vittoria, una vittoria di significato, di senso, all'insegna di un valore, quello della partecipazione, la partecipazione attiva. Laboratorio numero 2, vediamo il pannello, Dante in a chatbot. Fra pochissimo il verdetto che vado a pronunciare, perché vince il primo premio del progetto Dante in a chatbot, promosso dal Ministero dell'Istruzione a Futura Dante qui a Ravenna, la città d'oro, la squadra numero 6, rappresentata da Odissea Dantesca e da Lorenzo Forlivesi. Lorenzo! Mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro. Perfetto. No, niente. Ci tenevo davvero tanto a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto. Marilena Borghesi e Anna Lucchi, ma soprattutto ci terrei tantissimo a fare un bel applauso a tutte e otto le squadre che hanno partecipato, perché siamo stati davvero tutti quanti super, super bravi, siamo stati veramente molto bravi e davvero un grande applauso per tutti, perché questa non è una vittoria per un gruppo, è una vittoria per
per tutta Italia, perché stiamo tutti quanti partecipando a questi progetti per ricordare Dante, il sommo poeta. Insomma, grazie davvero. Grazie Lorenzo, grazie per queste parole che si uniscono a quelle di Nicolò e che ci dimostrano di quanto sia viva la scuola italiana, i giovani del nostro paese e soprattutto impegnati per il futuro di questa scuola, non dimenticando il passato, guardando avanti ma voltandosi spesso indietro, e questa volta lo abbiamo fatto per il sommo poeta a 700 anni dalla sua scomparsa. E adesso è arrivato il momento del Dante Modus di tre menzioni: la menzione alla squadra vincitrice e poi due tipologie di menzioni, le menzioni speciali individuali e le menzioni speciali alle delegazioni scolastiche. Posso dire che vince il primo modus della scuola italiana sulla figura di Dante, promosso dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito dell'edizione speciale di Futura dedicata a Dante, il modus, l'unità numero 2, rappresentata da Chiara di Taranto del liceo Duni Levi di Matera. E noi andiamo da Chiara, andiamo a Matera. Chiara. Grazie a tutti, sono molto emozionata, anche il mio cane è molto felice di questo premio, siamo tutti molto contenti. Vorrei ringraziare i compagni di questo percorso, Alessio, Giorgia, Milena e Giovanni, e il Ministero per questa opportunità e tutti i nostri mentor che ci hanno seguiti, e sono veramente veramente contenta. Grazie Chiara, grazie per queste parole, per questo ringraziamento. E allora le menzioni del Ministero dell'Istruzione, soprattutto della squadra dei mentor che hanno accompagnato, seguito da sabato senza sosta, il Dante Modus, continuano, perché abbiamo adesso quattro menzioni individuali. Ragazzi, ragazze che si sono particolarmente contraddistinti e contraddistinte nelle attività di debate. Lo abbiamo detto, è stato un laboratorio che ha alternato il lavoro di squadra con tanto lavoro individuale, con tanta espressione delle eccellenze, dell'eccellenza che riempie la scuola italiana. E quindi ci piaceva menzionare quattro studenti e velocemente collegarci con loro e salutarli solo al termine, ma prima andiamo in ordine, perché andiamo a menzionare come menzione speciale individuale del Dante Modus dal liceo classico D'Annunzio di Pescara, Pietro Vivio. E salutiamo, ringraziamo Pietro. Dovremmo vedere adesso la schermata con tutti i ragazzi che sono in collegamento e dovremmo anche riuscire a catturare proprio l'immagine, la visuale di Pietro. Proseguiamo con la nostra prossima menzione individuale. L'avete già vista, perché è l'ambasciatrice portavoce della squadra numero 2, è Chiara di Taranto dell'Istituto Duni Levi di Matera, che andiamo a salutare e a ringraziare nuovamente. Terza menzione, in rappresentanza del liceo Blaise Pascal di Pomezia, Francesco Proietti. E infine ultima menzione, liceo classico artistico di Terni, Lucia Lecca. E allora li salutiamo, li ringraziamo, sono loro ad aver ottenuto le menzioni individuali del Dante Modus. E adesso, per chiudere, le menzioni alle due delegazioni scolastiche che per la somma dei punteggi si sono contraddistinte, le vado a menzionare in questa attività che, ripeto, ha unito il lavoro di squadra con il debate. Prima menzione speciale per la delegazione scolastica del liceo Manfredo Fanti di Carpi a Modena. Complimenti! E seconda menzione, andiamo e rimaniamo a Matera con il liceo Duni Levi di Matera.
E allora, abbiamo sentito i loro nomi e cognomi, abbiamo sentito i nomi delle squadre, i nomi e i cognomi degli studenti e delle studentesse protagoniste. Sono state realmente protagoniste di questa tre giorni, una tre giorni che continuerà all'insegna, nel segno di Dante Alighieri. E noi vogliamo collegarci con la città eterna, con la città di Roma. Ci colleghiamo, lo avete sentito, richiamato da tanti ragazzi e ragazze, con il Ministero dell'Istruzione, e sono felice di collegarmi con chi da dietro le quinte tutti i giorni accompagna il viaggio del Piano Nazionale Scuola Digitale. È in collegamento con noi il dirigente dell'Ufficio per l'Innovazione Digitale Scuola Digitale, Andrea Bollini. Buon pomeriggio. Bene, grazie, grazie Lorenzo. Buonasera a tutti e complimenti ai ragazzi, alle scuole che hanno partecipato. Cosa dire in conclusione? Intanto portarvi il saluto del direttore generale Simona Montesarchio, che in questo momento è impegnata proprio per dare anche, contribuire a dare un futuro di innovazione alla scuola italiana, come molti dei ragazzi hanno chiesto e che noi abbiamo particolarmente apprezzato. Il messaggio che viene fuori da questa manifestazione, da questa iniziativa durata tre giorni, è che le scuole ci sono, al contrario di quelli che sostengono che le scuole sono chiuse o in qualche modo in questa fase storica. Le scuole hanno difficoltà, ecco, la più bella risposta è stata l'energia, l'impegno e anche la creatività che gli studenti hanno manifestato. C'è una grandissima voglia di riscatto, c'è una grandissima voglia di ripresa, e noi crediamo che di questo ha bisogno la scuola italiana per i prossimi mesi. E Dante è universale, lo abbiamo ascoltato in questi tre giorni, diventare profondamente attuale, essere fatto proprio dai ragazzi, dagli alunni di tantissime scuole italiane. Sono stati 4.500 i post di progetti didattici che sono stati fino ad oggi inseriti sui social, che le scuole hanno poi condiviso con il Ministero, oltre 39.480 gli studenti che hanno partecipato a queste iniziative. Per cui a loro va tutto il nostro ringraziamento, un ringraziamento alla Scuola Polo, al Liceo Pascal di Pomezia, con il supporto della Scuola Costaggini di Rieti per questa iniziativa, grazie al team anche di Onde Alte che ha seguito alcuni dei laboratori, grazie ovviamente a tutto l'ufficio Sesto e a tutti coloro che all'interno dell'ufficio hanno collaborato, a cominciare dalla nostra coordinatrice Marina Grisoni, grazie ovviamente ai tecnici, alla regia, e grazie soprattutto a Lorenzo Micheli per tutta l'energia che ci mette in queste iniziative didattiche, che hanno lo scopo nel loro piccolo di poter cambiare la cultura della tradizione, così come chiedono i ragazzi, per andare verso una scuola in grado di assicurare il futuro alle nuove generazioni, ad una scuola in grado di insemprarsi, per rimanere con le parole di Dante, e quindi di cambiare, rimanendo però universale, perché gli universali dell'educazione, che sono appunto la capacità di entrare in relazione, di entrare in empatia e di costruire insieme
i nuovi percorsi di conoscenza sono naturalmente sempre gli stessi. Quindi grazie allora a tutti voi e un grande saluto, un abbraccio virtuale, come dice il nostro ministro, ad una scuola che affettuosamente ci riempie il nostro lavoro e tutta la nostra energia. Grazie e ci vediamo a settembre ovviamente per il prosieguo del Futura Dante Live. Grazie al dirigente Andrea Bollini, è un per sempre probabilmente l'eredità di queste giornate, un'eredità che ci porteremo ancora per tanto tempo. A settembre una ricorrenza importante, la targa commemorativa qui vicino al mio fianco ricorda che era il 1921 quando la sala che ci ha accolto in queste tre giornate è stata intitolata al sommo poeta Dante Alighieri. Da quella data in questa sala che solo attraverso questa immagine avete potuto catturare, ma sono sicuro che ne è arrivata tutta l'energia, è collegata al sommo poeta. La vedete, la regia la sta riprendendo, questa sala, già refettorio dei monaci classensi, il municipio di Ravenna apre e consacra nel nome di Dante alla pubblica lettura del divino poeta. Era il 13 settembre 1921, 100 anni dopo siamo ancora qui per celebrare il sommo poeta e farlo toccando e stando vicino alla scuola italiana. Il cammin di Futura Dante proseguirà nell'arena digitale, lo avete sentito, con Dante Social, con queste immagini, con l'energia dei pensieri, dei sogni, degli studenti e delle studentesse italiane. Il nostro viaggio per il momento termina qui. Un ringraziamento a tutti, le scuole, gli studenti, le studentesse che ci hanno seguito. Vorrei rivederli ancora per un'ultima volta in sovraimpressione, perché sono loro i protagonisti che siglano, che firmano questa nuova targa. È la targa di Futura Italia, Dante Live, e questa sala sicuramente da oggi porterà anche il loro nome, il nome di tutte le scuole che vi hanno partecipato. E allora non ci resta che salutarvi e tornare in diretta. Da Lorenzo, da tutto il team di Futura Dante, è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi. Viva la scuola italiana, viva il nostro passato, viva Dante Alighieri.